trovo in Turchia a visitare il parco archeologico della città di Troia. È mia intenzione raggiungere alcune tra le più belle isole del Mar Egeo. Scendo dalla montagna in taxi verso il porto di Altino Luc. Attraversando le suggestive strade del paese, raggiungo i miei compagni che mi stanno aspettando. Le carte nautiche mostrano che il nostro viaggio coincide in parte con quello di Enea, narrato da Virgilio nell'Eneide. In una splendida giornata estiva, lasciamo il porto turco di Altino Luc, diretti in Tracia, per raggiungere la città greca di Alexandropolis. Costeggiamo la Turchia nord-orientale, superiamo l'entrata allo stretto dei Dardanelli e raggiungiamo la zona più a nord del Mar Egeo. Entriamo nel porto esclusivamente per fare la spesa necessaria al nostro viaggio. Durante la sera, alcune danze tradizionali rallegrano l'atmosfera. Ecco qua, questa mi sembra. A parte la cordialità della gente, Alexandropolis, città di confine tra Grecia e Turchia, non offre particolari attrazioni. Proseguiamo il viaggio verso l'isola di Samotracia. Regno degli amanti della natura e distante dalle consuete mete turistiche, è la più settentrionale delle isole del Mar Egeo. Si narra che sull'imponente monte Saros, che domina l'isola, Poseidone assistette agli sviluppi della guerra di Troia. A differenza delle altre isole dell'Egeo, generalmente aride e assolate, Samotracia è nota per la sua piovosità e abbondanza d'acqua. Infatti, il clima è così umido da permettere agli alberi di castagno, che troviamo in genere sulle montagne, di crescere fino sulla riva del mare. Vicino a Paleopoli, nel santuario dei Grandi Dei, uno dei principali santuari panellenici, celebre in tutto il mondo greco, è stata trovata la famosa statua della vittoria di Samotracia. L'originale è oggi conservato al Museo del Louvre. Soddisfatti dalla affascinante visita, torniamo in barca in una giornata dal sapore autunnale. La sera prima della partenza si scatena un violento temporale.
mattina seguente il tempo migliora. Lasciamo quindi il porto, diretti a sud-ovest, per raggiungere l'isola di Limnos. Approdiamo nella pittoresca rada di Mirina, capitale dell'isola, su cui domina un'imponente fortezza veneziana. Nella mitologia greca, la leggenda narra che Efesto, dio greco del fuoco e della metallurgia, pose qui le sue mitiche officine. Per visitare l'interno dell'isola, tra le più grandi del mare Egeo, è necessario noleggiare una macchina. In un'ampia baia, un teatro romano si affaccia sul mare. A Poliocni, gli scavi sono stati effettuati dalla Scuola Archeologica Italiana di Atene nel 1930. Il nucleo originale dell'abitato era costituito da capanne dalla inconsueta forma ellittica. Al villaggio si sostituì per gradi una piccola città cinta da mura. Lasciamo Limnos e navighiamo verso sud. Scegliamo una rada riparata dell'isola di Skyros per riposarci e trascorrere la notte. La mattina riprendiamo il viaggio molto presto. Siamo impazienti di raggiungere l'isola di Delo. Delo fa parte dell'arcipelago delle isole Cicladi. Oggi, praticamente disabitata, è un immenso sito archeologico che richiama turisti e studiosi da ogni parte del mondo. La mitologia greca narra che Leto trovò asilo nell'isola e vi partorì Apollo e Artemide. Alla nascita di Apollo, dio del sole, l'isola fu circonfusa di luce e venne chiamata Delo, dal verbo greco delo, che significa mostrare. Saliamo a visitare la grotta dell'oracolo, curiosi di vedere il luogo dove Enea chiese consigli al sacerdote sul destino del suo viaggio. Nel parco archeologico attraversiamo il Tempio di Apollo, raggiungiamo le statue dei leoni di Delo e i mosaici che ornavano le dimore di età ellenistica e romana. Poche miglia più a sud, Naxos, la più grande isola delle Cicladi, appare con la sua montagna imponente. In una radura ombreggiata sotto il monte Zeus, una fonte d'acqua freschissima offre ristoro. Le spiagge bianche e splendenti,
tipiche di queste isole, si avvertono ancora vive e presenti le antiche leggende del mito greco. Su una di queste fu abbandonata la principessa Arianna, figlia del re di Creta Minosse, nota per la matassa di filo che, srotolata, avrebbe permesso a Teseo di uscire dal labirinto e di uccidere il Minotauro. Vicino alla cittadella di Apollonas, l'immensa statua sdraiata e scolpita nel marmo, detta il Colosso di Kuros, rappresenta un giovane dio, Dioniso o forse Apollo. Dal promontorio accanto al porto, al fascino degli scavi si aggiunge un tramonto spettacolare. Lasciamo l'isola di Naxos e dopo una breve navigazione raggiungiamo il porto naturale che si crea tra l'isola di Antiparos e l'isola di Despotico. Il ridosso, chiuso al mare da ogni parte, fu usato nell'antichità come rifugio dai pirati che terrorizzavano gli abitanti delle isole e delle coste del mare Egeo. Raggiungiamo una delle più belle e protette baie dell'Egeo, formata su un antico cratere sommerso. Milos, non ancora del tutto assecondata al turismo di massa, è l'ultima tappa del nostro viaggio. Ci fermiamo nel porto di Adamas, scalo delle navi turistiche che provengono dal Pireo. Vicino all'antico porto di Clina, oggi borgo di pescatori, nel periodo romano fu costruito un teatro affacciato sul mare. L'isola è di natura vulcanica. L'enorme caldera, certamente generata da una violenta esplosione, è molto simile a quella della vicina isola di Santorini. L'ossidiana, materiale vulcanico molto pregiato per fabbricare coltelli e punte di frecce, rese prospero il commercio nel periodo dei Fenici. Il viaggio, che ha coniugato il nostro amore per la natura all'interesse per la storia e l'archeologia, si conclude a Milos, una delle più affascinanti isole dell'arcipelago delle Cicladi.